Ciao ragazzi, bentornati nel canale, io sono Pietro VRN. Oggi torno nuovamente su SnowRunner, l'appuntamento off-road del canale. Oggi ragazzi volevo portarvi una nuova missione principale dal titolo Consegna di Derrick. Di che si tratta? Dovrei consegnare al giacimento di Zimnergorsk una trivella da impianto petrolifero che andrò a prendere, mi trovo qui nella mappa terreni allagati, proprio qui dalla parte opposta del garage, quindi nella stazione dei treni. Attraverserò poi la mappa della cava e poi mi dirigerò nella mappa di Zimmergors. Come avete potuto intuire, trattasi di una missione multimappa. Io direi di mettermi subito in marcia. Nell'occasione, ragazzi, volevo anche ricordarvi che mi sono preparato in questo modo, ragazzi. Innanzitutto ho ripreso questo Taiga 6436, cui ho agganciato, come potete notare, un rimorchio da 5 slot che mi servirà per caricare questa trivella. Taiga, ragazzi, mezzo sovietico per eccellenza, è uno dei mezzi che sul canale, per la verità, in questi episodi ho portato poco o nulla, ed è un peccato perché devo dire che è tra i mezzi più simpatici e tutto sommato versatili insieme all'Azov di SnowRunner, e quindi ho deciso di riprenderlo e di usarlo per questa missione. Un modo anche per variare i canyon e non portare sempre i vari Azov, Pacific, eccetera. Ogni tanto ci sta, ragazzi. Quindi, gestione carico, ragazzi, andiamo a caricare questa trivella. Guardate un po'. Mettiamoci in marcia, ragazzi. Facciamo attenzione ragazzi a questi tratti un po' ostici, pieni di fango e che potrebbero impensierire non poco il trasporto. Ovviamente siamo solo all'inizio della missione, ne incontreremo durante il cammino parecchi, quindi questo è solo l'inizio, ragazzi. E allora io direi di fermarmi giusto un momento, come al solito. Fermiamo un attimo il motore, io faccio sempre una breve panoramica della mappa, giusto per fare una breve segnalazione del percorso, anche se per la verità almeno su terreni allagati non ce ne sarebbe motivo, però la faccio ugualmente, ragazzi. Ragazzi, devo raggiungere in pratica questo passaggio della cava. Direi che
posso cominciare a mettermi nuovamente in marcia. Facciamo anche due chiacchiere, ragazzi. Questa missione, in pratica, la consegna di Derrick va a concludere, se vogliamo, la missione precedente. Perché questo, ragazzi? Perché questa consegna di questa trivella petrolifera andrà ad essere effettuata proprio nel giacimento che nel precedente gameplay avevo, diciamo, ristrutturato, per così dire, proprio a Zimmergorsk. Oggi devo portare sempre in quel giacimento questa trivella. L'unica problematica è che devo attraversare tre mappe per questa consegna, ma chiaramente SnowRunner ci obbliga anche a fare questi percorsi piuttosto lunghi, multimappa, ma li affrontiamo volentieri, perché SnowRunner è un titolo basato sul su questi percorsi, off-road, e anche se dobbiamo chiaramente affrontare più mappe prima di giungere a destinazione, lo facciamo più che volentieri. Direi che per adesso, diciamo, la situazione è piuttosto comoda, sotto controllo, perché il terreno non ci crea problematiche, un minimo di asfalto, quindi i problemi semmai arriveranno a breve, sia su questo tratto paludoso proprio a centro mappa, terreni allagati, ma soprattutto nella mappa di Zimmergorsk, che è veramente molto molto ostica. Ma procediamo per gradi, ragazzi. Ok, vediamo un po'. E niente, devo necessariamente passare lungo questa palude. Vediamo un po' come mi posso preparare. Io direi di cominciare a mettere le marce basse, così, piano piano. Diamo sempre un'occhiata al carico, che deve stare sempre allineato. Forza, bello. Sono queste rocce che possono creare qualche problema, ma tutto sommato non più di tanto. Almeno per adesso, ragazzi. E allora procediamo ancora
con la marcia bassa, muoviamo anche le ruote giusto per trovare un minimo di aderenza. Ok, ci siamo. Rimettiamo l'automatico adesso. Forza, bello. Ok. A livello di consumi devo dire che è piuttosto esigente il Tiger, soprattutto se montiamo il cambio che ho appena montato, alta gamma, che dovrebbe garantire un pelino di performance migliori a livello di marce basse, a scapito, ripeto, proprio dei consumi. Ma se dovessi ritenere comunque di dover fare un rabbocco di benzina durante il percorso, sicuramente non mancheranno i distributori, per cui non è un problema questo. Nel frattempo sono già giunto nei pressi del passaggio della cava. La prima tappa, diciamo, di questo viaggio. Ok. Affrontiamo questo passaggio, attendiamo chiaramente il caricamento dello scenario. Anche in questo caso la mappa della cava sarà solo una mappa di passaggio verso l'obiettivo chiaramente principale, che è la mappa di Zimmergorsk. Quindi io direi di controllare dove siamo. Quindi siamo qui, dobbiamo raggiungere questo passaggio. Ci sarebbe anche questo, ma facciamo sempre il più comodo e più vicino, giustamente. Quindi, e allora io direi di passare di qua, ragazzi, così facciamo pure un rabbocco di carburante, già che ci siamo. Poi chiaramente ci congiungiamo sempre con questa strada, procediamo fino a raggiungere il passaggio per la mappa di Zimmergorsk. Direi di accendere anche le luci. Thank you.
Vediamo un po' da questa parte, giustamente facciamo anche un piccolo rabbocco di carburante, ci sta, giustamente. Non tanto per completare la missione, quanto per avere poi carburante sufficiente per andare al garage poi, per riportare chiaramente il rimorchio e il camion al garage. E allora proseguiamo. Quasi quasi ragazzi, mettiamo le canoniche ore 13 giusto per avere una visibilità migliore. Non è tanto il trasporto ragazzi, quanto qualche insidia che potrebbe sbucare all'improvviso, e quindi è meglio avere gli occhi ben in vista sul percorso e non incorrere in errori di percorso. Qui giustamente che piccolo problema, mettiamo la marcia bassa giusto per avere più spinta e via. Occhio. Adesso c'è un altro punto rognoso, c'è questa frana che praticamente invade tutta la carreggiata e mi devo proprio mettere a ridosso della roccia. Occhio, occhio. Giustamente facciamo una cosa ragazzi, torniamo qui indietro un pelino, giusto per non avere troppe problematiche sul rimorchio. Aspettiamo che sia passato, perfetto, non ci sono problemi, andiamo avanti. Occhio a questo passaggio sul fango, affrontiamolo con decisione, forza bello. Ok. A breve dovremmo incontrare il trigger del passaggio mappa, eccolo qua. E anche questo è andata, ragazzi. Perfetto. I problemi, semmai, ragazzi, arriveranno nella mappa di Zimmerwald, che è chiaramente la più rognosa.
Vediamo un po' come che percorso possiamo affrontare, ma purtroppo per andare al giacimento c'è solo una strada. Tortuosa e insidiosa per quanto possa essere, ma è l'unica che mi sento di affrontare con un minimo di conoscenza, ecco, e di esperienza. Per cui saltiamo pure la scena e vediamo un po'. E allora ci troviamo esattamente qui. Quindi devo andare al giacimento, neanche tanto lontano, ragazzi. Io direi di chiaramente fare sempre questo percorso, chiaramente fare così, superare questo groviglio, questo dedalo di strade e dirigermi al giacimento. Allora, all'apparenza sembra un percorso molto molto breve, però pieno di insidie. Vediamo un po' di aprire gli occhi e portare a casa anche questa missione, ragazzi. Forza, bello. Piano. Forza, non ti bloccare, non c'è tanto fango, dovresti riuscire a muoverti con più agilità, forza. E allora, vediamo di girarci qui piano piano. Che siamo con il carico. Occhio a questa roccia, piano. Ok. Adesso veniamo al primo vero ostacolo, questo tratto d'acqua piuttosto profonda. Vediamo un po'. Forza bello, non ti bloccare, forza. Marcia bassa, giusto per non avere nessun problema. Facciamo una cosa. Rimettiamo. Qui giustamente c'è un strato incredibile di fango, vediamo un po' come possiamo venirne a capo, vediamo un po' se vediamo a spostarci giusto sulla destra. Ecco qua, vediamo un po'. Serve giusto un pelino di aiuto, forza, bello, muoviti. Ok, lascia, nulla. E allora facciamo un'altra cosa. Berricello però, pigliamo questo laterale, agganciamoci, così diamo più spinta anche al rimorchio, forza, bello. Vediamo un po'. Questo non va bene.
Mettiamo marcia bassa. Vediamo se ci possiamo muovere senza l'ausilio del verricello, magari affrontando piano piano la discesa delle rapide, provando anche a sterzare proprio. Forza, bello. L'importante è che prendo la riva. Forza, bello. Forza, bello. Ok, ci siamo ragazzi. È stata più dura del previsto, ragazzi, questo passaggio. Me l'immaginavo, però. E allora manteniamo questa marcia bassa, proviamo, avanziamo proprio piano piano, ma pur dobbiamo toglierci dall'acqua con tutto il carico. Ok, ci siamo. Rimettiamo la marcia automatica e proseguiamo. Forza, bello, piano, piano, vai più avanti, sterza, piano, 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 allineati e fai allineare chiaramente la trivella, piano, e allora, giustamente siamo un po' bloccati, vediamo un po', e allora andiamo un pelino indietro. Così. Vediamo un po', andiamo un pelino indietro. Ok, piano. Andiamo di qua. Adesso sterza tutto, forza, bello. Ok. Ci siamo mossi. E allora torniamo nuovamente indietro, non rimaniamo infognati qui. E allora andiamo da questa parte. Vediamo un po' se possiamo aiutarci con qualcosa. Verricello laterale da questa parte. E vediamo un po'. Spinta questo tronco, vediamo un po'. Ok, bravo, ok, piano piano, piano piano, piano piano piano, ora curva, uno strato di fango incredibile ragazzi, giustamente faccio molta, molta fatica con il taiga, però è una sfida mia personale. Provare a completare questa missione con questo piccoletto. Ok, ci siamo. E allora cerchiamo di rimanere troppo fermi, a lungo sul posto, muovere sempre lo sterzo, trovare sempre aderenza ed evitare di sprofondare, altrimenti si rimane impantanati, quindi meglio essere sempre in movimento. Ok, forza, bello. No, andiamo indietro. E allora proviamo da questa parte. Vediamo un po'. Ok.
oggi più verticello del solito, ma ragazzi, è inevitabile in alcune situazioni usufruirne, perché altrimenti non ne usciamo, chiaramente. Forza, bello, prova a divincolarti piano piano. Dai che trovi. Ok, ci siamo. Muovi avanti, sinistra, destra. Perfetto, dai. E anche questo scoglio è superato. Proseguiamo. Direi di mantenere anche la marcia bassa, perché siamo nuovamente un tratto veramente ostico. E allora, devo muovere necessariamente così, sinistra, destra, giusto trovare aderenza, forza, bello. Ok, direzione tronchi, piano, forza. Di fermare. Ok. Perfetto. Tutta a sinistra. Accendiamo le luci perché è venuto il buio. Piano, 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 piano. Occhio qui. Occhio qui, piano, ok, pizza bello, perfetto. Che cosa è successo? La roccia, allora andiamo un pelino indietro, giusto, giusto, un pelino indietro. Ah no, devo togliere giustamente la marcia bassa per fare la manovra, ok. E via. Ok, questa strada la ricordo, dobbiamo prendere da questa parte dove il terreno è un pelino più compatto, direi di passare da questa parte. Approfittiamo anche di questi escamotage. Abbiamo evitato un ulteriore tratto ostico. Ok, facciamo una cosa, ragazzi, mettiamo la luce diurna, comodo per me e per voi, chiaramente, alla visione. Forza, bello. Ok. Piano. Praticamente, ragazzi, sono con un occhio guardo la strada e con un altro do un'occhiata al rimorchio. Importante che si mantenga il più possibile allineato, altrimenti è un disastro. Qui chiaramente ci si impantana come niente. Vediamo un po' come possiamo venirne a capo. E allora, verticello, prendiamo giustamente il primo albero utile che ci capita a tiro, giusto per muoverci un pelino.
allora vediamo un po'. Berricello però prendiamolo laterale stavolta, giusto per avere più spinta. Vediamo questo. Ok. Adesso lasciamo tutto, altrimenti ci vediamo troppo. Ok. Nel frattempo, ragazzi, direi che siamo quasi arrivati. Riconosco chiaramente i lastroni di cemento del giacimento, forza bello, manca veramente poco. È stata più dura del previsto con il Tiger, c'è poco da fare, la potenza non è quella di camion ben più performanti, però dobbiamo chiaramente ogni tanto ruotare i mezzi. Forza bello, forza, capisco che trasporta un carico molto pesante, forza. Andiamo indietro. Ok, trova l'aderenza, mi raccomando. Ok, ci siamo. Forza, non ti bloccare. Forza, forza bello, dai. Ok. Siamo quasi all'arrivo, eh. Ok, perfetto, mettiamoci qui sul trigger di scarico e vediamo di concludere finalmente questa missione. Ok, gestione carico, consegna e via. E anche questo contratto è stato completato, prendiamo giustamente i nostri soldi, i nostri profitti in termini di esperienza, direi anche di fermare il motore e fare i saluti, ragazzi. Anche per oggi è tutto, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come al solito vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo alla prossima e come sempre, ragazzi, io vi lascio i miei saluti. Ciao ciao ciao!